parte del mio lavoro consiste anche nell'aiutare i gruppi a funzionare come tali, gruppi che sono appunto gruppi di lavoro. E uno dei temi su cui normalmente i gruppi hanno difficoltà a funzionare è quello di come si prendono le decisioni. Non so se vi è mai capitato, appunto, progetto in azienda che finisce, non è andato bene e qualcuno domanda: ma chi è che ha preso questa decisione? Di chi è la responsabilità se il progetto non è andato bene? E normalmente c'è sempre, come dire, la situazione in cui tutti guardano in giro, fischiettano, oppure anche molto più semplicemente provate a domandare a qualcuno in una certa situazione: ma chi è che ha deciso questa cosa? Cioè, quindi in una situazione di gruppo di lavoro chiedete conto di chi è che ha deciso che il gruppo facesse X. E le risposte sono le più varie. Molto spesso viene fuori un quadro in cui non si sa chi l'ha deciso. Quindi ci sono delle cose che vengono fatte all'interno di un gruppo, degli obiettivi che vengono perseguiti, delle attività che vengono portate avanti, ma se uno si ferma un attimo e domanda: ma chi è che ha deciso che si fa così? La risposta è molto strana. Ci sono delle risposte standard, tipo l'ha deciso lui, poi vai a intervistare lui e lui dice no, ma io no. Oppure no, ma l'ha deciso il capo, poi vai a intervistare il capo e il capo dice no, io non è che avevo questa posizione. Insomma, alla fine, mia nonna diceva la colpa morì fanciulla. In questo caso anche le decisioni, se tu vai a cercare di capire, nessuno le vuole, no? Nessuno vuole la responsabilità delle decisioni. Soprattutto se cerchi a posteriori di capire com'è successo che è stata presa una decisione, viene fuori uno scenario molto, a volte, complicato. Allora, la mia riflessione in questo momento è soltanto sui metodi decisionali. Cioè, immaginiamo un gruppo astratto, cioè un gruppo di almeno 3 persone, se sono meno di 3 ovviamente abbiamo una coppia, che deve prendere una decisione qualsiasi rispetto alla propria attività, ai propri obiettivi. E la domanda è: qual è il metodo più efficiente per prendere una decisione? Facciamo l'ipotesi proprio più semplice di tutte. C'è una decisione che può andare in direzione A o in direzione B e il gruppo deve decidere quale delle due. Ovviamente a volte le situazioni sono più complesse, ma diciamo che ci sono soltanto 2 opzioni. E il gruppo è fatto di 7 persone. Qual è il modo più efficiente? E qual è il modo più efficace? Perché ovviamente qual è il problema del gruppo, come di ciascuno di noi, quando prende una decisione? Che la decisione sia il meno costosa possibile in termini di tempo che ci mettiamo a prenderla, di risorse che ci servono e così via, e 2, che ottenga il risultato desiderato. Quindi abbiamo un problema di efficacia e un problema di efficienza. Quindi ogni metodo decisionale che applichiate in un gruppo deve rispondere a questi 2 criteri e deve essere misurabile almeno secondo questi 2 criteri. Dal punto di vista del criterio dell'efficienza, e quindi di quanto tempo ci metto a prenderla, il metodo più efficace è quello dittatoriale, senza connotazioni morali di alcun tipo, ma è quello in cui uno decide. Questo perché se questa persona perlomeno, non è un bradipo nel prendere decisioni, una singola persona è più efficiente in termini di tempo a prendere una decisione, dal punto di vista dell'efficienza. Dal punto di vista dell'efficacia, la decisione dittatoriale è quella meno efficace di tutti, in termini di probabilità. Perché? Perché più è complessa la decisione, più è probabile che, date 7 persone, una persona abbia ha molte più chance di sbagliare che 7. In termini semplicemente di probabilità. E quindi dal punto di vista del rischio, la decisione dittatoriale è molto efficace, molto efficiente, ma a rischio di efficacia. D'altra parte ha il vantaggio che quando si chiede chi ha deciso lui. Quindi. Però rispetto agli obiettivi di un gruppo, non è una gran consolazione sapere che si è fallito un risultato, ma che tanto è colpa di Tizio, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere il risultato. Allora, ci sono poi, partendo da questo modello in cui uno decide per tutto il gruppo, ci sono delle sfumature possibili, dei modelli intermedi. Per esempio, il modello in cui il tizio che decide, prima di decidere, discute con tutti gli altri membri del gruppo e quindi chiede consiglio a tutti. E quindi c'è un metodo dittatoriale informato, no? Quindi se immaginate, un arco di, o 2 assi cartesiani, poi potete vederli nella slide, in cui da una parte c'è l'efficienza e dall'altra c'è l'efficacia,
Il metodo più efficiente, ma a rischio efficace, è quello dittatoriale. E poi potete cominciare ad avere una curva in cui ci sono metodi che sono molto più efficaci, ma meno efficienti. In media, nella percezione che si ha dei gruppi, il metodo più efficace, e quindi con la maggior probabilità che il gruppo prenda una decisione giusta, è un metodo che poi tutti, appena lo sentono, dicono vabbè, non è mica possibile. E che è, dall'altro lato della curva, il metodo decisionale unanime. Cioè, il metodo più efficace per un gruppo, per prendere una decisione qualsiasi, è che il gruppo sceglie A o sceglie B e tutti sono d'accordo. Se tutti sono d'accordo, la decisione che viene presa e quindi è condivisa e quindi è la miglior decisione possibile dal punto di vista dell'efficacia. A parità di condizioni, ovviamente, si possono sbagliare anche tutti e sette, ma è sicuramente più probabile che sia efficace quella decisione lì. Nel mezzo c'è quella su cui funzionano, per esempio, le democrazie occidentali, no? Quella in cui si decide a maggioranza. E quindi se siamo in sette, basta che almeno quattro votino che si fa A e ci facciamo A anche per gli altri tre. In termini di processo, il problema degli altri tre, nelle decisioni a maggioranza, è che gli altri tre, se non sono convinti, rischiano di sottrarre energia al gruppo, quando parliamo di raggiungere gli obiettivi, o di continuare a spingere per la decisione B, o anche di continuare a guardare, sapete come fanno le persone che guardano un cantiere, no? Scuotono la testa dicendo, ma così non si fa. Allora, in un gruppo di lavoro voi potete avere quelli che erano in minoranza, che continuano per tutto il tempo del lavoro del gruppo a scuotere la testa e a aspettare che la decisione che loro non condividano, che loro non hanno condiviso, si riveli sbagliata, con danno per tutto il gruppo. Quindi volevo parlarvi un attimo del fatto che, quindi invitarvi a pensare che in realtà, se esistesse un processo capace di rendere un metodo decisionale unanime efficiente, quel metodo lì sarebbe per definizione il miglior metodo per prendere decisioni in un gruppo. Questo metodo esiste, è stato sperimentato nei core protocols di Jim e Michelle McCarthy ed è un protocollo di decisione il cui obiettivo è ottenere sempre, in ogni situazione da un gruppo, una decisione unanime, con l'unica avvertenza che questo gruppo non può essere di centinaia di persone, quindi è applicabile a gruppi piccoli, dalle, diciamo, massimo 10-15 persone, quindi se ho gruppi più grandi poi devo dividerli. Però esiste, ovviamente non ne parliamo in questo momento, era semplicemente questo modo per presentarvi le varie possibilità. Il metodo democratico può essere un metodo democratico corretto in cui ci sono alcune regole che tutelano la minoranza. Quindi prendiamo una decisione a maggioranza, 4 sono d'accordo, 3 no. Quei 3 devono avere alcuni diritti. Ad esempio il diritto in ogni momento di continuare a criticare la decisione presa, un diritto che gli deve essere riconosciuto anche dalla maggioranza, ed altri diritti, poi li vedete direttamente nella slide. Quindi è un metodo possibile, però dal punto di vista dell'efficienza comunque introduce dei rallentamenti. Il metodo decisionale si basa semplicemente sul fatto che ogni volta che c'è da prendere una decisione e qualcuno propongo di scegliere A, il metodo che il gruppo usa per votare è un metodo che prevede un meccanismo molto semplice, ve lo spiego spero in meno di un minuto. Un membro del gruppo propone, facciamo A. Tutti i membri del gruppo si esprimono e possono esprimersi in questo modo. Sono a favore, sono contro, oppure supporto la decisione. Allora, sono a favore vuol dire che condivido la decisione che verrà presa, che è stata proposta. Sono contro vuol dire che non posso condividere quella decisione. La supporto significa che non sono del tutto convinto, ma sono disposto a fare tutto quello che è in mio potere per supportarla e quindi per andare dietro alla decisione. Quando tutti i membri del gruppo hanno parlato, immaginando che siano 7, se c'è anche un solo no, anche un solo pollice verso, la decisione non può essere presa. Allora il proponente può chiedere alla persona che ha votato contro se c'è qualcosa che lui può fare come proponente per modificare la proposta in modo tale che la persona la accetti. E la persona potrebbe avere, dire, la decisione così com'è no, ma se la cambi un po' in questo modo allora la accetto. E va avanti un'interazione di questo tipo. Se però la persona che dice no è un no assoluto, io non sono convinto di questa decisione,
il proponente ritira la decisione e la decisione non viene presa. E quindi a quel punto qualcun altro dovrà farsi carico, lo stesso proponente, di proporre una decisione diversa. Quindi il meccanismo è molto semplice, lo trovate poi descritto nei dettagli all'interno dei core protocols, ma il concetto penso che sia chiaro. Una decisione unanime è la più probabile, è più probabile che sia giusta. Il problema è l'efficienza. L'efficienza massima la ottengo con un processo di questo tipo, in cui escludo tutte le decisioni che hanno almeno una persona totalmente contraria. A meno che all'interno del processo io non riesca a modificare la decisione in modo tale che la persona da contraria diventa almeno in grado di supportare la decisione. Questo ovviamente vale per tutti i membri del gruppo e quindi è, diciamo, totalmente reciproco rispetto al gruppo.